Incontri, centinaia di relatori, laboratori didattici, lezioni di geroglifico, mostre e premi internazionali, virtual tour e l'evento finale con Alberto Angela. È quanto propone la decima edizione di Turisma, Salone Archeologia e Turismo Culturale organizzato al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 23 al 25 febbraio dalla rivista Archeologia Viva. Si tratta di 3 giornate a ingresso libero e gratuito, per parlare di archeologia, ambiente e turismo culturale. Tra gli ospiti il giornalista Aldo Cazzullo, il critico d'arte Vittorio Sgarbi, il filosofo Luciano Canfora, il geologo Mario Tozzi, il medievista Franco Cardini e il cantautore Francesco Guccini. Tra i focus in programma quello dedicato ai ritrovamenti fatti durante i lavori di costruzione del Viola Park a Bagno a Ripoli. Sì, esattamente. Saluto veramente con molto piacere questa decima edizione di Turisma, un appuntamento importante, al quale partecipiamo come soprintendenza, in particolare nella giornata di apertura venerdì 23, con una serie di interventi, tra cui le scoperte e i rinvenimenti che ci sono stati durante i lavori del Viola Park. Viola Park se ne è parlato tanto, quindi questa è veramente una novità. I lavori sono stati eseguiti dal 2020-2022, quindi eseguiti in modo estensivo su un territorio che era rimasto agricolo da sempre. Quindi capiamo meglio l'organizzazione del territorio di questa area intorno Firenze delle centuriazioni. Abbiamo ritrovato il segno di la presenza di una strada anche la presenza di fattorie, quindi era prettamente la destinazione agricola. E ben 167 tombe, quindi era un territorio extraurbano. Le tombe si trovano soprattutto in prossimità della strada.